Ettore Viola, capitano degli Arditi, 6° reparto di assalto. Ufficiale dell'esercito italiano, pluridecorato con le massime onorificenze fra le quali Cavaliere dell'Ordine Militare di Savoia, Medaglia d'Oro al Valor Militare e Medaglia d'Argento al Valor Militare. Si arruola nell'esercito dove si distingue fin da subito per il proprio coraggio, grazie al quale otterrà una serie di promozioni sul campo. Nacque così in battaglia il mito del Ardito del Grappa, del pluridecorato giovane ufficiale, definito dal re Umberto II come la più bella medaglia d'oro della Grande Guerra. Entra a richiesta nel 6° reparto d'assalto, dove il 18 maggio 1918, sulle pendici del Grappa, guida come capitano l'azione a sorpresa in località Catasson, nella quale viene ferito. A Catasson le trincee distano appena 4 metri e sono protette da rete in copertura, per evitare che le bombe a mano possano cadere nell'avamposto. Fra il 16 e il 17 settembre, sempre sul Grappa a quota 1443, resiste poi con la sua compagnia di arditi, a 11 contrattacchi notturni, solo e accerchiato, viene fatto prigioniero riuscendo però subito a fuggire, riprendendo il comando dei superstiti e ripartendo all'attacco. Queste eroiche gesta saranno consacrate nella medaglia d'oro al valor militare.